Allora, io credo che sia un bel titolo questo del convegno Comunità in Movimento, perché esprime molto bene quello che è la nostra speranza di costruire un nuovo tipo di società basata sul mutuo soccorso tra le persone, tra le varie attività sociali che si possono sviluppare dal basso. Il mutualismo è qualcosa che a noi tutti fa pensare alla fine dell'Ottocento. È lì effettivamente che è nato il movimento operaio, prima ancora che si articolassero le realtà in società cooperative, organizzazioni sindacali, partiti per chi ha voluto costruirli. Il mutualismo era una combinazione tra le esigenze, diciamo, immediate delle persone, i bisogni, in assenza di welfare bisognava costruirsi le risposte da sé, e dall'altra parte il conflitto. Perché questo la società, che si era basata allora sul potere dell'elite, potesse essere rispondere ai bisogni di tutti. Il conflitto quindi era coniugato direttamente con il mutualismo. C'è un pensatore a cui noi facciamo molto spesso riferimento, si chiama Pino Ferraris, che ha sempre utilizzato questo esempio. C'è una solidarietà contro da parte dei lavoratori quando si trovano in una impresa a contrastare il potere del padrone, ma c'è anche una solidarietà per quando si vuole costruire qualcosa da sé, qualcosa di alternativo, e noi concepiamo questo come un'alternativa al potere padronale e al sistema dominante, no? Al sistema capitalistico. Oggi siamo tornati non probabilmente alle condizioni dell'Ottocento, ma sicuramente ad avere un sacco di esigenze dopo che sono stati cancellati tanti diritti del mondo del lavoro. Allora, il nuovo movimento operaio non può che essere un movimento operaio che si basa nuovamente sulla solidarietà. E la solidarietà vuol dire mutuo soccorso, vuol dire mutualismo e vuol dire anche conflitto. Noi non pensiamo che fare un'esperienza di una cooperativa autogestita come la nostra e di farne tante di queste possa significare aver costruito una società diversa. C'era qualcuno che si era illuso, no, all'inizio del Novecento, che bastava semplicemente unire i lavoratori, costruire una realtà economica diversa da quella capitalistica, abbiamo sostituito il padrone al capitalismo. No, non è abbastanza fare questo, è indispensabile, ma poi serve il conflitto. E il conflitto esiste nella società. Purtroppo lo stanno agendo soprattutto quelli che stanno opposti a noi, i padroni, chi comanda nella società. Noi abbiamo bisogno di agirlo dal basso per costruire qualche cosa, perché se vogliamo introdurre un altro elemento, c'è chi pensa che sia sufficiente presentare una lista elettorale, avere un consenso delle persone e poi possiamo cambiare questa società. No, non è sufficiente questo e forse non è neanche la prima cosa da fare, soprattutto in quest'epoca storica. La cosa principale è quella di costruire delle realtà sociali dal basso. Un punto importante delle realtà economiche, anche alternative a quelle capitalistiche, tentare delle forme che siano alternative al dominio del mercato, delle forme fuori mercato, costruire degli embrioni di potere dal basso, di potere popolare, si diceva una volta, no? Adesso torna di moda anche questo nome, e poi in un secondo tempo, se riusciamo a costruire il consenso dentro i percorsi sociali costruiti dal basso, pensare anche ad avere un progetto di alternativa politica generale. Se tu hai semplicemente un consenso elettorale, l'abbiamo visto in Grecia ad esempio, anche in Spagna, con Tsipras prima e con Podemos, sono delle realtà interessanti, ma poi quando ti trovi a confrontarti con i grandi poteri economici nel paese o anche a livello europeo, ti scontri inevitabilmente col fatto che tu sei un movimento in gran parte di opinione, non hai delle basi solide nella società, quindi bisogna costruire un potere dal basso, con una forte valenza anche dal punto di vista economico, perché bisogna dare delle risposte ai bisogni sociali delle persone. E poi da questo mutualismo può nascere anche una buona politica in generale.